Yolanda Ritz. Hello everyone, buona domenica e rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata, questa domenica? Fatemelo sapere sotto in un commento. Cosa avete fatto stamattina? Comunque oggi sono tornata con un nuovo video di Tiger. Ve l'avevo detto in precedenza, se vi siete persi il video dove ho aperto le due mystery bag di Natale di Tiger, andatela a vedere, ve le lascio nella i delle info, qua esce il pallino, escono i video e ve le lascio lì. Allora, io ho altre due mystery bag che andrò ad aprire poi con voi prossimamente. Se le volete, mi raccomando, raggiungiamo 6.000 like. Se volete un altro video di spacchettamento di Tiger, mi raccomando, giù in un commento. Fatemelo sapere. Allora, secondo voi cosa ho comprato? Se mi conoscete bene, se avete visto l'altro video, già lo sapete. Quindi, adesso scrivete sotto in un commento 3, 2, 1. Bravi, io vi leggo, Vi leggo e vi metto i cuoricini e vi rispondo. Quindi scrivetemi un commento, quello che pensate e quello che state facendo, e io vi lascerò un cuoricino. Allora, ovviamente ho preso cose di... Oh, Halloween! È piena zeppa, anche cose al di fuori di Halloween. Allora, partiamo da questo. Non è di Halloween, però è una cosa che mi servirà. E che cos'è? È una forma per fare i waffle. E non perché io voglia fare i waffle, anche perché sono a dieta, ma perché mi servirà per gli slime. Ebbene sì ragazzi, mi servirà per gli slime perché io sto facendo un sacco di slime per il sito e farò uno slime mixing dove gli darò una forma del waffle. Poi vediamo cosa abbiamo qua. Oh, vorreste un video dove io e Daniele facciamo dei video di Halloween, oppure decoriamo la stanza, oppure facciamo tante altre cose? Se volete video di Halloween, scrivetelo sotto in un commento. Più che altro, che video vorreste? Dateci una mano, perché a noi piace fare dei video di Halloween e fare video in generale, ma dateci una mano, che video vorreste? Video spaventosi, video challenge di Halloween, video slime di Halloween? Fateci sapere sotto in un commento. Allora, la prima cosa che ho pescato e che ho comprato, alcune cose me le ha comprate anche Daniele, è questa qui, è un palloncino di Halloween. Carino, vi ricordate? Oh, che bellini! Sono a forma di zucca. Io vorrei fare proprio una festa a tema Halloween. Adorello. Ragazzi, adorello, adorello, adorello. Prima di iniziare questo video, vi ricordo che ci vediamo questa sera, dove? Alla festa del vino a Bosco Reale, 19:30/20, dove avrò il mio stand in Via del Popolo, ovvio sotto Tenente Cirillo, tipo così si chiama, in uno dei portoni dove sta la lavanderia, credo. Non lo so, comunque andate a Via del Popolo perché è di Bosco Reale, lo sa, e troverà il mio stand. Già ci sono venuta ieri. Quindi ragazzi, mi raccomando, venite in tantissimi. E il prossimo evento sarà lo Slime con Ita. Cos'è lo Slime con Ita? Un evento dove io e altri slimer vendiamo gli slime. Questa volta sarà a Salerno, quindi tutti voi di Salerno e dintorni venite, mi raccomando, perché noi verremo a Salerno lo Slime con Ita. Vi lascio qui la locandina. Mamma mia, quante cose! Allora ragazzi, troppe cose. Prendiamo questo. Non so come le userò, ma sicuramente le userò. Volevo farci gli slime, però è un po' difficile utilizzarle. Allora, queste cosa sono? Praticamente sono delle bustine dove ci va tipo liquido, che dovrebbe essere sangue finto. Però è un po' difficile, perché vedete? Cioè si dovrebbero riempire da qui. Ed è un po' difficile con lo slime, non c'è altra apertura. Non saprei come andarle a riempire più che altro, quindi per me sarebbe un po' difficile, non lo so. Forse o le uso come decorazione oppure boh, troverò un modo sicuramente per riempirle, perché sono molto belle. Dovrebbero essere tipo porta bibite. Oh, queste qui le ho comprate per voi perché dovete sapere che il 18 ottobre, il giorno prima dello slime con Ita, il 18 ottobre alle ore 18, quindi venerdì, ci sarà il rifornimento sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it, degli slime di Halloween. Se non avete visto il video, ve lo lascio sempre nella i delle info, nel pallino, andatelo a vedere perché vi ho fatto vedere
praticamente tutti gli slime che ho preparato per Halloween. Poi vi faccio anche un altro video se volete. Ma queste qui sono delle gomme da masticare che vi metterò all'interno delle mystery bag e delle zucche trick or treat, perché io metterò sul mio sito non solo gli slime, ma anche delle zucche proprio come Halloween, delle zucche con lo slime dentro e le caramelle, delle mystery bag, quindi bustine di Halloween con caramelle slime e sorprese. Quindi, raga, il 18 ottobre alle ore 18 sul mio sito. Poi vediamo. Ah, questo è carino, questo è carino, questo. Uno scherzetto a Daniele. Allora, ragazzi, vorreste un video dove organizziamo una festa di Halloween? Io già sto pensando. A me piacerebbe veramente tantissimo. Fatemi sapere voi. Ah, ma questa è super attaccosa. Non so se vi ricordate, ma queste si trovano nelle patatine. Che poi praticamente si attaccava. Oddio. E si andava a finire tutta la polvere sopra. Ciao, ma non ti metto qua. Ok, insieme ad Albert e insieme alla mano di Asdrubale, andiamo a prendere altre cose. Oh, guardate cosa ho trovato qui, ragazzi. Allora, andiamo a togliere questo e andiamoci a mettere il mio nuovo cerchietto. Il mio nuovo cerchietto è Gino il ragnino. Allora, è il cerchietto del ragnetto. Guardate com'è. Andate a dare voi un nome a questo ragnetto, mi raccomando, guardate quanto è carino, adoro. Poi abbiamo questi due, questo, allora, se questo video mi raccomando raggiunge tanti like, andiamo a fare un altro video, ossia dove vado ad aprire con voi slime di Tiger, di Halloween, perché li ho presi. Qui abbiamo, io ho dato già il nome a loro due, si chiamano Fred e George, ossia i fratelli di chi sono? Vediamo ragazzi, non mi potete deludere, Fred e George, di chi sono fratelli? E di quale film o saga sto parlando? Vediamo, non ve lo dico. Voi dovete indovinare sotto in un commento. Sono degli squishy che andrò ad aggiungere all'interno dello slime. Quindi mi raccomando, ragazzi, tanti like. Fred e George. Poi abbiamo altri due squishy. Che come si chiamano sti due? Non lo sappiamo, dategli voi il nome. Abbiamo questi due che sono degli alieni. Penso ci sia lo slime, c'è acqua. Secondo voi c'è l'acqua, c'è lo slime dentro? Boh, non lo so, però guardate, c'è l'alieno dal quale escono. Sembra una strega, guardate la faccia di questo. Vediamo prossimo. Oh, allora, prossimo questo che ovviamente non devo mangiare io, ma devo regalare a voi per gli slime di Halloween, che sono dei cioccolatini. Ecco, Yolanda ci ha puffato. Bene, comunque sono molto molto carine, appena l'ho viste vi ho pensato insieme alle gommine. Troppo troppo bello, vi ho preso anche altri, ovviamente altri cioccolatini di Halloween che vedrete prossimamente. Oh, allora, ragazzi, non so, non vorrei tradire la fiducia del mio ragnetto, ma io appena ho visto questo cerchietto che mi sembra molto da Lolita. Guardate queste orecchiette, che voi lo sapete che io vado pazza per le orecchiette, infatti adesso le metterò. Oh, ma quanto sono carine! Che belle, mi piace un sacco. Intanto il mio telefono squilla. Mi dispiace, ragnetto fedele, sei troppo carino, ma io ti sostituisco con le mie orecchie da gatto. Allora, prossimo, questo sempre per voi perché le andrò a mettere vicino alle bustine dove metterò gli slime dentro. E sono questi stickers. Allora, sono troppo, troppo, troppo carini. Cioè, vedete, Spooky Halloween, ci sono tutti questi stickers qui che secondo me sono veramente carinissimi. Poi, raga, ho fatto una stupidata e voi vi chiederete perché hai fatto questa stupidata? Perché sono andata da due tiger diversi, mi sono dimenticata quello che ho comprato dall'altro tiger e ho preso due luci uguali. Sì, ditelo. Yolanda, sei stupida. Bravi. Ok, prendiamo questa torcia. Non credo ci siano le luci dentro, ma anche no. Infatti, le devo andare per forza a prendere. Vediamo se c'ho delle pile. No, perdonatemi, ma sono giganti ste pile. Sì, ragazzi, ci vogliono due pile enormi, ma io non ce l'ho ste pile così giganti. Dove vado a pigliare ste pile? Vabbè, vedo se le trovo le pile e torno. Ragazzi, non ho trovato le pile, sono troppo grandi, erano quelle così grandi. Allora, poi abbiamo questa. Oh, non mi dite che non funziona neanche qui. No, vabbè, ragazzi, mi arrabbio tantissimo. Allora, dovrebbe essere una. Come si chiamano? Trombetta che fa i suoni. Io, quando mi avevano detto che già c'erano le pile dentro qua.
adoro. Questa durata notte, sai che scherza Daniele. Comunque adoro. Poi cosa ho preso? Ho preso questi, che sono dei piatti, ovviamente di Halloween, delle zucche. Ragazzi, io vorrei fare degli slime a tema Halloween, ma vorrei fare anche una festa. Il mio sogno è sempre quello di fare una festa a tema Halloween. Poi non avete idea nel mio cuore, l'ho sempre voluto fare, tipo le feste stile americani, con i dolcini, con le cosine. Troppo bello, ho sempre sognato, ma non l'ho mai fatto. Quest'anno lo voglio fare, basta. Anche perché io il primo di novembre parto e vengo dove? A Lucca Comics, perché il 2 e il 3 novembre io sarò a Lucca Comics, alla libreria Pensieri Belli, ragazzi, con il mio evento Firma Copie, dove ci saranno anche i miei slime e i miei gadget. Mi troverete nella libreria, vi lascio anche qui, ovviamente, la locandina. Poi cosa abbiamo? Oh, abbiamo face paint, sempre per Halloween. Allora, io questi li ho presi perché ovviamente li voglio provare con voi. Li vedo molto una cinesata. Ah, vabbè, dai, scrivono. Pitture per viso senza profumo. Pitture per viso, sì. Ok, cioè, vorrei andare a creare qualcosa. Ma non mi vorrei sporcare la faccia. Vabbè, perché dopo questo video devo uscire. Quindi magari se vado in giro con un cuoricino, con una farfallina sul naso, mi prendono per pazza. Oh, ma disegnano benissimo! Dai, credevo fosse una cosa orribile. Poi ho preso più professionale, insomma, una cosa un pochettino più carina. Ah, ma guardate, questo che è il DIY Face Paint, che è per creare il teschio e per creare la zucca. Oh, allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo questo, che guardate, è troppo carino, perché l'anno scorso ho preso quella a forma di zucca, invece quest'anno ho preso questo. Poi cosa ho preso? Degli slime, ovviamente, che andremo ad usare all'interno del video, degli slime di Halloween. Poi ho preso questa, che è una squishy ball ripiena di slime. Questa qua è un ragno arancione, ripieno di slime arancione. L'ultima cosa, ma non meno importante, ragazzi, l'avete visto ovviamente nell'immagine di copertina, è questa. Ta-ta-ta-ta! È una parrucca. Vediamo se è una cinesata assurda oppure è fatta bene. Allora. Oh, vabbè, dai. Credevo peggio, vi devo dire la verità. Allora, ragazzi, ho legato i capelli. Vado a mettere stesso queste. Io le avevo le retine, perché tanto tempo fa le avevo le parrucche. Allora, ho messo la retina che mi è uscita stesso da dentro la parrucca. E adesso, ragazzi, vediamo di andare ad indossare sta cosa. Quindi non so come si mette. Aha, primo fail, ok, vediamo quanti altri fail devo fare. Mi sento, oh, non so come mi sento con questa cosa. Beh, diciamo che per una sera, per una festa, ci sta anche bene. Però se la dovessi portare per tutta la sera, un po' di qua, ci sta il capello che fa così. Non riesco ad aggiustarlo, è un po' brutto, è un po' malandate, non si può neanche piastrare perché ovviamente non sono capelli veri ma sono capelli sintetici, quindi il capello va dove gli pare e gli piace. Stai fermo capello, stai fermo. Comunque tutto sommato non è affatto male. Io finisco il video così con i miei nuovi capelli arancioni, guardate quanto sono carina, oh mio Dio. No, non posso più guardare. Ok ragazzi, zitto! Ok ragazzi, grazie mille a tutti per aver visto questo video di Halloween di Tiger. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Faccio così. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia stramato ovviamente un sorriso. Ma quanto sono strano con questi capelli, che vi abbia strappato un sorriso. Vi mando un bacione, vi voglio bene. Come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye.